invece puntano sui massimi sistemi della produzione. Quindi, se voi osservate questi qua, lui aveva intitolato questi lavori nebulose. Io gli dissi subito: no, ci sono nebulose, questi sono dei veri e propri mandala. Che cos'è il mandala? Il mandala è la ricostituzione del cosmo attraverso il gesto artistico. E i tibetani sono maestri di mandala. Si mettono a terra con delle terre colorate, cominciano a costituire una cosmologia estremamente complessa, sempre rotonda. Mandala significa in effetti circolo. E allora, finito questo lavoro, siccome loro non possono fare dell'arte una storia mercantile, finito questo enorme lavoro di stupenda bellezza, spazzano tutto allo studio e ricominciano da capo. Naturalmente io sono ben lieto che il nostro Alino non abbia seguito l'ultimo gesto. E quindi voi quindi avete i mandala, questi mandala straordinari, sono veramente importanti e veramente belli. Il titolo l'hanno dato loro e parlano di simbolo. Che cos'è il simbolo, se noi lo studiamo bene? È ricongiungere cose che si sono spezzate, interrotte o separate tra di loro, ricongiungere. Voi sicuramente avete letto in letteratura che si ritrovò la sorella del principe, eccetera, eccetera, perché c'era, aveva una pietra al collo che si ricollegava a un gioiello di famiglia. Ecco, questo è simbolo, cioè capacità di congiungere assieme cose che si sono separate. Il titolo è straordinariamente importante perché che cosa hanno fatto i nostri artisti? Hanno ricostituito in unità una cosa che noi occidentali non facciamo, cioè le nostre vicende collegate all'intera cosmologia, agli simboli di straordinaria importanza. Io non so se voi avete voglia di muovere Giulio II, ma insomma se esaminate per esempio questo quadro qui, questo mancato, questo è un uovo cosmico. L'uovo cosmico è la radice di tutte le mitologie, è la radice della nascita dell'uomo, del mondo, dell'idea, della bellezza e del divino. Non casualmente il nostro artista ha affettato l'uomo. Lo vedete? Questo tagliare significa che questo uovo cosmico non è un fatto definitivo, è qualche cosa che o noi siamo capaci di ricostituire o non ci siamo. Che cosa significano per te? E lui mi disse subito: questo è il nostro parlare con il cosmo. E a questo punto mi sono arreso perché ci troviamo di fronte a un grande artista. Dico grande artista, lo sto dicendo un avventizio che è venuto. È un onore conoscere Alin ed è un onore avere questi quadri appesi, e sarebbe un onore ancora più grande averli appesi a casa vostra. A casa vostra. Questo è un pezzo straordinario. Ultima faccenda, vi ho chiesto come lui lavora i quadri. Allora lui lavora i quadri con acrilici di fondo e con lacche. Lacche, queste sono lacche. Questi sono vetri elaborati con lacche, esattamente secondo le tecniche orientali e cinesi in particolare.